manca la verità, e chi manovra la società, la menzogna che senso ha, ci distoglie dalla realtà. Mondo globale, gente connessa, sempre di fretta, guarda la tele bevendo lo stress e minestra, assorbendo omicidi, le guerre, canzoni e proteste. E intanto chi scrive notizie racconta la stessa moneta con facce diverse, per muovere masse, per interesse, cambiano realtà secondo regole e premesse. Cambio direttore, nuova redazione, scelta di colore e sfondo. Ma tu come lo vedi il mondo? Ma tu come lo vedi il mondo? Lo vedo da monitor comodo, con milioni di cristalli che si muovono, liquidi, tempo reale, tempo di un battito d'ali. Mi sento in un attimo parte di un mondo globale, mi sento confuso assistendo ogni telegiornale, mi sento a dir poco nauseato da chi sta aspettare, i parenti di vittime fuori dalle case, non c'è rispetto e dolore profondo, il business domina il mondo. Ma tu come lo vedi il mondo? Ma tu come lo vedi il mondo? Il mondo. C'è chi cerca la verità, e chi manovra la società, la menzogna che senso ha, ci distoglie dalla realtà. Mondo malato, ora la fase terminale, il film di questo dramma non è in onda nelle sale, radio, giornale, espressione neutrale di un'informazione che non vuole influenzare. La cronaca rosa mezzogiorno fa notizia, mentre su del mondo gente ingoia l'immondizia. Lo Stato e la milizia, il potere un'ingiustizia, controlla informazioni e poi le commercializza. Ci mandano segnali, milioni di cervelli divorati dagli squali, organi di stampa pieni come gli arsenali, esplodono la carica, gli effetti sono letali. Abuso di potere, propaganda notiziari, dai portali web fino ai telegiornali, violentano il buon senso e sono gli intellettuali a far del male ai nostri modelli culturali. Oggi che fatti altrui stanno in prima pagina, oggi che dire il vero a lungo andare in margine, oggi le redazioni sono come una discarica, il vostro giornalista ha problemi di grammatica. C'è chi cerca la verità, manovra la società, la menzogna che senso ha, ci distoglie dalla realtà. Nei quotidiani lo trovi in grassetto, in TV mezzo busto, sorride lo schermo, nel web ogni cosa portata di un gesto. La radio trasmette ogni giorno il più intenso messaggio, mi informa su cosa è successo, in fondo non posso davvero saperlo. Oh. Punti di vista, vivo la realtà secondo punti di vista. Ogni vostro articolo è spazzatura, in TV la sua espressione è una caricatura. Pressione sulle menti di chi non ha cultura, per alcuni esponenti chiediamo la censura. Non è per il linguaggio, più per la sua scrittura. Se è vero che da noi non è una dittatura, mi sento minacciato ma non ho più paura. Ora questo mio colpo va sotto la cintura. C'è chi cerca la verità.